Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio condividere con voi i miei acquisti Yves Rocher. Ho deciso di acquistare un pochino di prodotti che mi incuriosivano e soprattutto ho approfittato del fatto che la linea che tanto mi era piaciuta alla mela rossa era in super 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 sconto e quindi gli avanzi di magazzino di questa linea in edizione limitata che era uscita a Natale erano lì disponibili con uno sconto eccezionale e mi sono presa un po' di prodotti. Avevo provato solo la crema mani, ma mi era piaciuta talmente tanto che ho voluto poi provare anche altre cose, ma adesso ci arriviamo. Partirei subito da questa linea visto che ve ne sto parlando. Ho preso il bagno doccia alla mela rossa, ha una profumazione di mela rossa veramente squisita perché l'ho già, diciamo, annusato e mi piace veramente tantissimo. Ho fatto proprio bene perché sicuramente mi piacerà poi anche sulla pelle. Mi dispiace che questa linea sia stata in edizione limitata e non in collezione permanente perché secondo me è veramente buona. Mi era piaciuta molto la crema mani e anche questo devo dire che ha una profumazione ottima. Rimanendo in tema di mela rossa, quindi di questa linea, ho voluto prendere il burro corpo. Questo qua è il burro corpo alla mela rossa. Ovviamente queste cose le ho appena comprate, quindi ancora non le ho provate, però questo l'ho già un pochino aperto perché ho un po' sbirciato. Ho voluto provare a metterne un pochino sulla pelle per vedere che effetto mi faceva. Questa è la consistenza, non so se riuscite a vedere qualcosa, comunque è molto solida come consistenza, quindi è proprio un burro corpo e ha una profumazione molto intensa e buonissima di mela rossa. E poi ho ripreso, indovinate un po' che cosa, la crema mani, però questa volta in mini size. Ho preso questa perché voglio portarmela in vacanza. Io di queste ne ho già due, quindi mini size ne ho due che utilizzo soprattutto per i viaggi. E poi ho la confezione un po' più grande che comunque utilizzo abbastanza spesso, ma non tutti i giorni perché sapete che ho tante creme mani, quindi cambiandone spesso, cambiando tutti i giorni profumazione, poi mi durano tanto quelle che ho. Quindi quella lì in confezione grande ne ho ancora parecchia, quindi ho optato per la confezione più piccola. Però un po' di scorta ci voleva, non potevo non prendere una crema mani. Anzi, in realtà ne ho prese due creme mani perché vi faccio vedere anche questa che è alla profumazione Golden Tea. Quindi tè doré, lo diciamo in francese che sicuramente mi viene molto meglio che in inglese, quindi tè doré è la profumazione ed è molto molto morbida come crema, molto vellutata, l'ho già provata questa sulle mani, devo dire che lascia la pelle veramente vellutatissima, sembra di avere le mani di velluto, senza fare riferimento al titolo del famoso film anni 80, perché le mie mani di velluto sono di velluto solo per la crema mani e sicuramente non perché faccio la borseggiatrice sull'autobus, però devo dire che è una crema che forse mi piace meno come profumazione perché è buona ma non è così entusiasmante, ma l'effetto vellutato che mi ha lasciato sulla pelle mi ha stupita davvero, quindi è un'ottima crema. Poi ho preso due bagno doccia piccolini da 200 ml, uno al limone e agrumi perché mi era piaciuto molto quello di Bottega Verde, voglio provare anche questo Yves Rocher alla stessa profumazione. E poi sempre un bagno doccia piccolo da 200 ml, questo ai chicchi di caffè, ai grani di caffè. Devo dire che l'ho aperto, l'ho annusato ed è squisito. Mi viene da dire squisito perché sembra una crema di caffè. Ha un po' la consistenza dello yogurt, visto così almeno, poi ancora non l'ho usato, ma mi sembra che abbia quella consistenza cremosa. E la profumazione è uno spettacolo. Io spero veramente che poi anche sulla pelle mi lasci questa profumazione così buona perché davvero è ottimo. Ottimo, ovviamente parlo di profumazione, però davvero mi ha stupito quando l'ho aperto perché mi sembrava molto goloso come bagnoschiuma. Poi ho preso un balsamo labbra al lampone. Questo qui, un balsamo labbra al lampone, non sono così entusiasmanti i balsami labbra di Yves Rocher, nel senso che l'idratazione sulle labbra, almeno sulle mie labbra,
Non ha una lunga durata come altri balsami labbra, però sono talmente buone le profumazioni che anche se dura un po' meno, comunque io ogni tanto uno me lo compro perché mi piace sentire questo sapore sulle labbra, quindi sicuramente è una di quelle cose che può andare bene, ecco. E poi ho preso un'acqua profumata alla mora e lavanda. Questa è buonissima, proprio una profumazione di mora e lavanda, molto realistica perché sembra proprio di sentire la profumazione del frutto della mora e della pianta della lavanda. È molto, mi viene da dire, intensa, ma non fastidiosa, intensa nel senso buono. Quindi è sicuramente un'ottima acqua profumata che va benissimo, soprattutto adesso che fa caldo, perché ha anche un effetto abbastanza rinfrescante. E quindi anche questa mi piace, mi è piaciuta molto. Sono tutte cose che ho appena comprato, ma che ho voluto provare subito. Almeno parlo dell'acqua profumata, parlo comunque della crema mani che vi ho fatto vedere prima. Non ho ancora provato il bagno doccia, però insomma queste cosine un po' più veloci da provare le ho già sperimentate. Devo dire che come prima impressione sicuramente è positiva. Bene, questi sono tutti i miei acquisti di Yves Rocher. Fatemi sapere nei commenti se anche voi andate a comprare da Yves Rocher. A me piace abbastanza, devo dire che ho il negozio nella mia città e ci vado spesso. E poi ho anche una consigliera di fiducia che ogni tanto interpello per farmi spedire dei prodotti da catalogo. Mi trovo molto bene con lei, non abita nella mia città, però lei me li spedisce, quindi non c'è nessun problema. E ogni tanto compro anche da lei. In questo caso ho preso tutto da lei perché era un ordine un po' più consistente, quindi insomma l'ho chiamata e mi sono fatta mandare tutte queste cose molto carine. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.